campionato prende sempre di più la strada della Pink Sport. Bari, le pugliesi, fanno loro lo scontro diretto, raccogliendo decisamente più di quanto seminato e piegando una Lazio brava a tenere testa alla capolista, creando tanto, ma sprecando le occasioni sotto porta, pagando l'assenza di cinismo e quel pizzico di fortuna che le ragazze di Seleman avrebbero meritato. Orfana di Capitan Berarducci, la Lazio parte bene, cercando subito di mettere il big match sui propri binari. Al terzo prova già a farsi vedere Cianci, la cui serpentina sulla sinistra fa tremare la difesa barese, ma il cross non trova la deviazione di Coletta e Di Bei riesce a bloccare. Le biancocelesti spingono al 22esimo, Cianci affonda nuovamente sul versante di sinistra, riuscendo ad entrare in area, ma vedendo il suo destro rimpallato provvidenzialmente da Trotta. Passano dei giri di Lancetti e i roversi trova ancora Cianci, che approfitta della chiusura non perfetta di Maffei per calciare a volo, non trovando però il bersaglio. La ripresa vede però mettersi radicalmente in salita la strada delle biancocelesti. Al sesto infatti il contrasto tra Vaccari e Ceci fa carambolare il pallone verso l'erogazione, che trova la traiettoria morbida per battere Meris e far passare in vantaggio la Pippe sul primo vero affondo di giornata. La reazione laziale arriva praticamente subito. Grassi ingrana la marcia e affonda sulla destra, trovando sul secondo palo Lombardozzi, che addomestica la sfera e calcia, trovando però la risposta pronta di Bari. Al 17esimo invece i ruoli si invertono. La numero 10 di Seleman pesca l'inserimento proprio di Grassi, che si presenta in area, ma colpisce male l'invitante assist, mettendo al lato la chance del 1-1. La Pink Bari riesce a tornare dalle parti di Meris solamente al 28esimo, quando la punizione di Anacleri trova la puntuale risposta dell'estremo difensore biancoceleste. Nel finale la Lazio va nuovamente a una manciata di centimetri dal pari. Celi vince il contrasto al limite e si presenta per l'ennesima volta davanti a Di Bari, alla numero 17. Manca però la coordinazione al momento di scoccare il destro, spedendo il pallone alto sopra la traversa. Finisce così con la Pink Bari, che viola il Sarera Sport Village, rimediando il risultato che forse mette la parola fine al campionato. Cade invece la Lazio, che esce a testa altissima, da uno scontro diretto nel quale avrebbe meritato decisamente ben più di quanto dica il risultato finale. Ora per le ragazze di Seleman, la testa deve andare già al derby di domenica prossima per riuscire a centrare una vittoria, che darebbe ancora più lustro ad un campionato da voti altissimi. Mister Seleman, dopo questa amara sconfitta oggi veramente vi mancherà solamente la fortuna, perché la partita l'ha fatta solamente la Lazio. È quello che ci manca da tutto l'anno. Se andiamo a vedere, oggi 5 infortuni, 2 durante la partita gravi, che comunque una è rimasta in campo, l'altra è due sostituire, e loro hanno fatto un tiro, un gol come all'andata, e noi la partita non mai l'avete vista, abbiamo fatto almeno 8-9 occasioni, non siamo riusciti a far gol. Lo sappiamo, loro è una squadra cinica, come vengono in avanti riescono a sfruttare, la fortuna poi li ha aiutati e hanno vinto il campionato. È una sconfitta che però mi lascia contento, perché comunque oggi le ragazze incomiabili sono state, hanno fatto una partita veramente stupenda, quindi se giochiamo, ho sempre detto, se facciamo queste prestazioni, che comunque ci siamo sempre andati molto vicino, non c'è squadra che è più forte di noi. Domenica al derby vediamo un attimo quello che riusciamo a prendere, perché oggi ho detto abbiamo avuto anche altri 3 infortuni, vediamo quante siamo martedì e ci giocheremo questa stracittadina anche per puntare al secondo posto.